Illuminazione spenta è un decalogo virtuoso per risparmiare energia. Il grido di allarme lanciato questa mattina dalle associazioni di categoria degli esercenti romani. Rossella Santilli. Per 15 minuti a mezzogiorno in punto anche i commercianti del Lazio, come in tutta Italia, hanno abbassato l'illuminazione per accendere un faro su Palazzo Chigi e chiedere di contrastare al più presto i rincari delle bollette, che a luglio hanno fatto registrare aumenti fino a 5 volte rispetto ad un anno fa. Sono a rischio in Italia 120.000 imprese del terziario di mercato. La situazione è gravissima, parlano i numeri, 33 miliardi la bolletta energetica triplicata rispetto a quanto pagato nel 2021 e raddoppiata, più che raddoppiata rispetto al 2019. In queste condizioni evidentemente i conti non tengono, con i rischi pertanto di perdita di imprese, perdita di occupati e soprattutto un calo di consumi. Di cosa chiedete? Chiediamo un aumento al 50% del credito d'imposta rispetto al 12 che poi è stato spostato al 15 che c'è oggi. Tutti insieme, forse per la prima volta, hanno chiesto al governo di aumentare il credito d'imposta e interventi di emergenza di politica economica. Hanno scritto al governo 10 giorni fa per aprire un tavolo al più presto. Dobbiamo arginare questo incremento folle delle bollette che è arrivato al 200-300% e mette veramente a rischio tutto il settore. È un settore che non può chiudere, no? Si sente ogni tanto parlare, perché noi siamo un servizio essenziale. Nella pandemia, ce lo ricordiamo tutti, avevamo i supermercati e poche altre cose aperte. Quindi noi abbiamo la necessità di continuare a servire 60 milioni di consumatori. E tra le attività